Ciao a tutti, Stereobab, qui è X5Stereo che parla. Oggi siamo qui con un nuovo video. Per la precisione, lo speciale dei 200 iscritti. Ragazzi, grazie, grazie, grazie per avermi fatto raggiungere i 200 iscritti. Vi voglio tanto bene, nonostante io produco pochi video, voi mi avete fatto arrivare a questo traguardo. Vi ringrazio tantissimo. Quindi oggi cosa farò? Vi mostrerò la mia top 10 delle mie best waifu. E sì, ci saranno cose belle, ma molto belle. Quindi, bando alle ciance, ciance alle bande, andiamo col video. Morgiana si prende la 10ª posizione. Ovviamente non si può fare una top 10 delle waifu e non includere una dei capelli rossi. Quindi, eccola a voi. Adoro i personaggi come lei, estremamente potenti in combattimento, ma molto carini e femminili quando si tratta di vita normale. E poi scusa, come si fa a non amarla dopo averla vista ballare? Ho assolutamente adorato quella parte dell'episodio, anzi probabilmente vado a guardarmela ancora. La 9ª posizione la conquista la mia ninja preferita, Asuka. I ninja sono dannatamente fighi, non importa di quale ninja si parli, sono altamente fighi. E la sciarpa rossa che porta la signorina Asuka non fa che renderla assolutamente adorabile. Ovviamente non posso distrarmi dai suoi 4 occhi color ambra e la sua personalità dolce, gentile e pacifista mi viene voglia di proteggerla se fossi nel suo mondo. Nonostante probabilmente le sei tipo di intralcio, dato che non ho tipo nessun modo per combattere. E l'8ª posizione la conquista una new entry di questa stagione, ossia Emilia. Con i suoi capelli bianchi come la neve, decorati con un fiore bianco al lato e i suoi grandi occhi viola, non poteva che conquistarmi a prima vista. Il suo essere leggermente tsundere e molto umile non fa altro che farle guadagnare punti. E poi vabbè, una volta che ho saputo che è una mezz'elfa, i warp points non potevano che aumentare a dismisura. Purtroppo il suo anime è ancora in corso, quindi non posso mettere una posizione più elevata di questa, quindi potrebbe aumentare come potrebbe anche diminuire, tutto questo dipenderà da come va il suo anime. La mia dea preferita, Nepgear, ottiene la 7ª posizione. Adoro gli occhi color ambra, ma ultimamente sto provando un grande fascino negli occhi viola. Nonostante sia una sorella minore, è molto matura ed è timida al punto giusto, quindi non poteva che rientrare in questo top 10. Che poi, siamo sinceri, Nepgear è una delle poche dee nel mondo di Hyper Dimension che non sconvolge la sua personalità quando si trasforma in HDD. In questa forma ottiene dei bellissimi capelli rosa con occhi azzurri assolutamente fantastici, senza dimenticarsi del bel push-up alla sua personalità. Visivamente molto simile ad Emilia, la 6ª posizione la conquista Magnolia. Nonostante sia molto simile di corporatura a Emilia, la ragazza lunare è riuscita a conquistarmi con il suo carattere romantico e molto espressivo. Ovviamente Magnolia ottiene dei waifu points in più grazie ai bellissimi costumi alternativi che ottiene nelle classi di Bravely Second, che tra parentesi è il mio gioco preferito di tutti i tempi. Nonostante fosse la mia best waifu per la maggior parte della mia vita, la carinissima Nasod, Eve, arriva in 5ª posizione. Nonostante la sua faccia sia sempre impassibile e il nucleo Nasod in mezzo alla fronte, non posso che adorarla. I suoi occhi color ambra, che come ho già detto adoro la follia, e i suoi capelli bianchi conditi con il suo cercare di nascondere il suo sistema di emozioni e la sua backstory, non potevo che renderla la più amata. E anche se adesso non è più in prima posizione, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Eve, non ti dimenticherò mai. Di solito non ho mai più di una waifu per serie o gioco, ma per Ara non posso che fare un'eccezione, anche perché non rinuncerei mai ad Eve. Nonostante sia molto ingenua, adoro la sua determinazione per salvare suo fratello, nonostante sia nemico del gruppo di Ellsworth, in particolare di Chung. E poi, ogni classaggio soddisfa qualche fetish. Ti piacciono le belle gambe? Prendi la sagra ad Evram, la mia preferita. Ti piacciono i vestiti sexy? Prendi la Yamaraja. Ti piacciono le Fox Girl e la forma Eo non ti basta? Prendi l'Asura.
Prima di scoprire chi si sia conquistato il mio podio, lasciate che vi mostri alcune delle waifu che non ce l'hanno fatta in questa top 10, ma che sono comunque abbastanza degne da ricevere una citazione. Adorabile, ingenua e affidabile, una top del genere non può di certo mancare un idol come Kotori. Rory, una sexy gothic lolita che non ti porterà in prigione dato che ha tipo 700 anni, oltre a essere piuttosto maliziosa e anche molto esperta nei combattimenti. Non posso farci niente, ma ho un debole per le code e le ragazze robot. Mira non rientra nella mia top tier, per un pelo, ma nulla le toglie una piccola citazione, no? Ed eccoci finalmente arrivati sul podio. La dolcissima Ilia ottiene la medaglia di bronzo, ma dato che questo mese uscirà la nuova serie di Fate Kaleid Liner, nessuno le toglie la possibilità di salire al secondo, se non al primo posto. Fin dalla sua prima apparizione non potevo che adorarla, nonostante sia molto sola, non perde il suo spirito allegro, ottimista e molto positivo. Nonostante la storia di Kaleid Liner non sia altro che uno spin-off, non posso che amarla sempre di più dopo ogni episodio. E Blake vinse la medaglia d'argento. Il suo modo di fare freddo, riservato e per lo più serio, ma senza perdere il suo senso dell'umorismo, l'hanno resa una preda perfetta per la mia top. Ha una mente molto aperta e nonostante sia introversa, non si tira mai indietro per dire la sua quando si considera qualcosa sbagliato. Ah, l'ho per caso già detto che adoro le ragazze con gli occhi color ambra? Bah, giusto per ottenere dei punti in più, Blake ha anche dei capelli neri, creando una combinazione che amo alla follia. Ovviamente, il primo posto è riservato alla mia svoltina preferita, Ari. Come ho già detto prima, la combinazione occhi ambre e capelli neri mi fa semplicemente impazzire, ma Ari offre di più, dato che per metà volpe, e ha delle leggere sfumature blu nei capelli. Adoro la sua backstory, al contrario di molti, non mi soffermo sul fatto che rubava essenza agli umani attraendoli, ma ho scavato più in fondo, capendo come si sentiva dopo aver realizzato cosa stesse facendo. Ah, e giusto per informazioni per quegli spronzi laggiù, Ari non è mai stata una puttana. Sì, attirava gli uomini con il suo corpo, in particolare i maschi, ma tutto ciò che faceva era rubarne l'essenza e ucciderli per poter diventare più umana. Ma a quanto pare la gente continuerà a restare ignara, credendo che chiamandola puttana mi dia fastidio. Che sciocchi. Ok, ci ho messo una fottuta settimana tra pensare a chi mettere nella top 10, registrare, provare i video e le immagini da mettere sotto e trovare tipo la host di sottofondo, anche se non ho ancora deciso, ma quella host di sottofondo so che sarà un host che ci starà bene, spero. Futuro me, ti sto osservando, ti prego non fare cazzate. Comunque vi ringrazio ancora per i 200 iscritti e se questo tipo di video vi piace, beh, ditemelo nei commenti, magari farò una top 10 delle waifu ogni anno, o boh, che ne so, ogni 3 o 4 mesi, oppure boh, ogni 10 anime che vedo, dato che comunque ne vedo tanti e in poco tempo. Comunque, per questo video è tutto, noi ci vediamo con un prossimo video, bye bye!